trovare un appartamento in privato è pressoché impossibile. Tutti gli appartamenti sono delle aziende e quindi una volta trovato lavoro loro poi ti assegnano anche un appartamento. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo ancora in compagnia di Giulia al Polo per la seconda parte dell'intervista. Ciao Giulia, tutto bene? Ciao, ciao a tutti, sempre bene, grazie. Ottimo, benissimo. Prima di iniziare con le domande, la seconda parte di domande per conoscere ancora meglio Giulia, volevo invitarvi a iscrivervi al mio canale e anche al canale di Giulia. La trovate su YouTube come Giulia al Polo, poi la taggerò sicuramente nel video, e di lasciare tantissimi like. Ma partiamo subito. Voglio chiederti come prima domanda se, visto che dal primo video che abbiamo fatto insieme è emersa una figura di una Giulia molto coraggiosa, che appunto sfida un po' se stessa e anche ovviamente il mondo, se hai mai avuto paura di mollare casa, se hai mai avuto dei ripensamenti, se ci sono stati dei momenti in cui anche tu ti sei sentita magari più fragile, così lontana. Non penso di aver mai avuto paura di partire, effettivamente, quindi di lasciare casa, proprio perché, come avevo già menzionato nel primo video, so che c'è sempre l'opportunità di tornare. Quello invece che ho avuto, chiaro, sono i ripensamenti, sono le insicurezze, no? Quindi, ok, faccio questo stile di vita, ma dove mi porterà? Non sto magari seguendo una carriera specifica come fanno tutti i miei amici, oppure non ho studiato le loro stesse cose, cioè questa cosa mi ha sempre tormentato, no? Fin da subito. Però alla fine ho capito che non possiamo essere tutti uguali e forse è anche giusto che non facciamo tutti le stesse cose, ognuno porta il proprio in questa comunità, ognuno porta le proprie esperienze ed è forse quello il bello, no? Di arricchire questa comunità con le nostre, insomma, il nostro input. E quindi niente, ho accettato questa cosa, però chiaro, penso che continuerà ad essere un'insicurezza, ma forse è giusto che ognuno ha le proprie insicurezze e ci dobbiamo semplicemente farne una ragione, ecco. Assolutamente, assolutamente. E per quanto riguarda la qualità della vita lì, com'è? La qualità della vita qui secondo me è alta. Però mancano tante cose, non è neanche lontanamente paragonabile alla vita che facciamo in città. Non abbiamo nessuna di quelle comodità, non abbiamo la persona che banalmente ti porta il cibo a casa, non abbiamo la scelta dei supermercati, la scelta dei ristoranti. Sì, ci sono 4-5 ristoranti, ma quelli sono, dopo un attimo li hai finiti tutti. Esatto, quindi mancano tante cose ed è proprio per questo che serve un grande spirito di adattamento qua. Però la qualità della vita in sé secondo me è alta, nel senso il rapporto qualità, prezzo, costi è buono, quindi si prende uno stipendio decentemente alto e sì, la vita costa abbastanza, però poi uno sceglie, no, cosa fare, cosa non fare, l'unica cosa su cui non puoi scegliere è il cibo. Ah, ecco, e volevo chiederti appunto come ti trovi con il cibo, cioè venendo dall'Italia, voglio dire, ecco, come ti trovi? Cioè quando la prima volta che sei andata al supermercato, cosa hai pensato? Oddio, dov'è la verdura? Dov'è la frutta? Quello sì, però a primo impatto è stato molto piacevole perché è un supermercato enorme per la popolazione che è, quindi 2.400 abitanti, è un supermercato veramente molto fornito e grande, quindi mi è anche piaciuto perché a me piace tantissimo andare al supermercato, vedere un po' che prodotti hanno, soprattutto all'estero, quindi mi è piaciuto molto. Poi nella vita di ogni giorno sento la mancanza di alcuni prodotti e forse questo è proprio uno dei motivi per cui mi ritrasferirei in Italia, perché per me fare la spesa, vedere i prodotti italiani è importantissimo, cioè lo senti poi la mancanza. Immagino. Quindi sì, prodotti freschi, verdura c'è, però non ha lo stesso gusto, hai una scelta minore, hai un costo esagerato. Chiaramente tutti i prezzi riflettono poi i costi della logistica qui, perché tutto deve essere importato tramite nave oppure aereo,
non ci si può aspettare gli stessi prezzi dell'Italia, non sto dicendo questo, però sai, dopo un po' e venendo da un paese come l'Italia può risultare, ecco, un certo, po' difficile. Più complesso. Sì. E lì c'è qualche cosa di tipico che si può mangiare, un piatto tipico, o quali sono gli alimenti che di solito le persone prediligono, ecco? Essendo che qui nessuno può nascere, no, alle Svalbard, si è creata una cucina abbastanza internazionale, quindi ci sono più di 50 comunità, quindi vendono cibo letteralmente da tutto il mondo, anche nel supermercato stesso. Nonostante le Svalbard siano territorio norvegese, devo dire la verità, c'è poca cucina norvegese qui. Okay. Qualcosa c'è. Ad esempio abbiamo la carne di renna, la carne di foca, la carne di balena, tutte queste cose. Ho provato, sì, ma non sono una grande fan. No, ok. No, l'ho provato e non le riprenderei mai. Un po' per, sì, una cosa abbastanza anche di gusto, non mi piace. Certo. E quindi diciamo che hanno queste cose un po' così, ma di tipico tipico qui alle Svalbard non direi. Poi se vai in Norvegia, terraferma, secondo me trovi molte più cose. Sì. Certo. E come ristoranti, che tipologie di ristoranti ci sono lì? Abbiamo un sushi, un ristorante thailandese. Wow. Il sushi è buonissimo, tra l'altro, uno dei più buoni che abbia mai provato. Il thailandese... vabbè, qualche pub, quindi fanno pizza, panini, queste cose un po' più fast food, diciamo. Ho visto la tua storia sulla pizza. Sì, esatto. Ho visto. Non paragonabile a una pizza italiana, ma ce la facciamo però, andare bene. Ma sì, dai, va bene. Sì. E poi ci sono ristoranti un po' più di lusso, se vogliamo, quindi proprio con 4, 5, 6 portate per fare un'esperienza un po' più completa con il pacchetto vino, queste cose un po' più così per chi viene in visita. Sì. Certo. Ok. Beh, per chi è lì quotidianamente non penso che, no, che possa andare a farsi, certo, tutti i giorni le 5 portate. No, poi dopo averlo provato una volta, insomma. Va bene, basta. E per quanto riguarda gli stipendi, avevi accennato appunto qualcosa prima, com'è il range appunto di stipendi lì sulle isole? Si inizia circa dalle 180 corone all'ora, lordo chiaramente, che sono più o meno 17 euro se vogliamo. Ok. Fino ad arrivare, adesso parlo per il settore turistico, quello in cui certo. sono io, fino ad arrivare secondo me... Poi con tanti anni di esperienza, forse 260 corone, più o meno, potrebbe essere, non so precisamente. Certo. Comunque, insomma, non è male, ecco, riesci anche a risparmiare qualcosina, e, sì. Beh, anche perché immagino che come attività extra non ci sia tantissimissimo da fare, no? No, infatti io dico sempre, le Svalbard sono una terra molto costosa per chi viene in vacanza, perché una volta che sei qua, hai una settimana di tempo... Chiaramente devi prenderti tutte le attività guidate con una guida, esatto. e quindi lì ti viene a costare veramente parecchio. Però da persona locale, anche per esempio, non so, la motoslitta, una volta che ti sei acquistata la motoslitta di seconda mano, tu puoi andare ovunque senza spendere niente se non la benzina, quindi certo. di fatto non ti costa tanto. Quindi da persona residente qui tutte le esperienze, perché poi conosci quello là che fa la guida, quello che infatti. Va di là, quindi alla fine sono amici tuoi e vai a farti le gite senza, insomma, pagare, a costo zero, esatto, certo. Quindi sì, farsi la vacanza ve lo consiglio, perché è un'esperienza che è da fare una volta nella vita, è un costo elevato, però per chi vive qui si può veramente gestire bene le spese. Questo è importante, bene bene. E che cosa consiglieresti a chi vuole venire a vivere lì, cioè a fare un'esperienza lì? Magari sia a chi vorrebbe venire in vacanza e anche chi invece vorrebbe venire proprio per fare un'esperienza più a lungo termine. Allora, chi vuole venire qui a lungo termine, come ho già detto, bisogna essere sicuri, ma una volta maturata quest'idea bisogna cercare lavoro, perché chiaramente devi avere un supporto economico, ma non solo per quello, ma anche perché trovare un appartamento in privato è
pressoché impossibile. Tutte le, gli appartamenti sono delle aziende e quindi una volta trovato lavoro loro poi ti assegnano anche un appartamento. Quindi è difficile che un privato abbia una casa sua, diciamo. È molto difficile, perché soprattutto perché loro lo fanno per gli affitti brevi in quel caso, no? Che ci guadagnano di più. Quindi è veramente molto difficile e quindi vi consiglio di trovare un lavoro prima di venire qua, perché so di persone che magari vengono qua, stanno una settimana, due settimane finché non trovano lavoro, ma ti viene a costare tantissimo ed è inutile perché nessuno vuole veramente, nessuno si aspetta di fare un colloquio faccia a faccia, soprattutto alle Svalbard, lo sanno benissimo che non venga, sei qua. Venga, l'aspettiamo, domani alle 11. Esatto, non aspetti, è così. Faccio 30 ore di viaggio e poi arrivo. No, infatti, quindi non vale la pena in questo caso. Foste Milano, sai, ok, vabbè, è fattibile, chiaro, ma qui no, non ha, ecco, grande senso secondo me. Quindi questo, poi le cose vengono da sé, una volta che sei arrivato qua viene tutto da sé e avendo un lavoro è molto più facile anche conoscere persone, cominciare ad uscire, quindi tutte queste cose. Per chi invece vuole venire in visita... consiglierei di organizzarsi magari la vacanza prima, di mettere giù bene per iscritto le cose che si vogliono fare, le attività che si vogliono fare, anche per avere un'idea sul budget, ecco, che si andrà a spendere, e soprattutto il periodo, perché tutti i periodi qua, tutte le stagioni sono completamente diverse, ci sembra un posto diverso. Quindi se vuoi vedere l'aurora boreale vieni in un certo periodo, se vuoi fare la motoslitta in un altro, se vuoi andare in barca in un altro ancora. Quindi da studiare un pochino. Ok, ma sono sicura che farai magari un video a riguardo sul tuo canale, cioè per chi vuole venire in visita, no? Ne ho fatto già uno, cosa fare alle Svalbard, e do, diciamo, in... non proprio nel dettaglio, però poi chi vuole mi può anche scrivere per email, tra l'altro sul mio sito si può anche, non so, prenotare ad esempio una consulenza se vuole dei dettagli un po' più... Che bello! Sì, così specifici. Per dare una mano, ecco. Certo, sì. Bellissimo, che bello questo servizio, mi piace. Quindi andate a controllare prima di preparare il vostro viaggio, farò così anch'io, sicuramente. Bene, ti ringrazio moltissimo per averci raccontato di te e di questo viaggio incredibile che stai facendo. Voglio invitare tutti quelli che mi seguono a continuare a seguire appunto Giulia e vedere, io sono curiosa di vedere quale sarà la sua prossima meta, quindi staremo a vedere. Grazie mille a te, è stato davvero un piacere e spero di essere stata utile a qualcuno. Assolutamente, grazie mille. Grazie a tutti, ciao!